Geni a bordo tour è un vero tour. Noi ci muoviamo in camper, ogni giorno una città diversa, ogni città una scuola nuova. Abbiamo scelto di andare nelle scuole perché così andiamo a trovare i ragazzi a casa loro, nel loro habitat. Loro sono più sereni e rilassati e noi riusciamo a raccontare meglio i nostri contenuti scientifici. Qual è la cosa giusta da fare oggi? Intercettare il camper che sta girando per l'Italia, Geni a bordo. E adesso io ci provo. E così, a bordo di un camper degno di Jack Kerouac, i due divulgatori percorrono l'Italia. Un giornalista e un genetista sono in giro per le scuole italiane per spiegare ai ragazzi che cos'è il DNA. Ci piace usare gli stessi riferimenti culturali dei ragazzi. Mostriamo video presi da YouTube, il rapper che loro conoscono e che si sottopone al test del DNA. Per noi è un modo per entrare nel mondo dei ragazzi in sintonia con loro e creare un dialogo che funzioni. Lui fa le smorfie, voi? Molto amaro, abbastanza. Durante la nostra conferenza, il nostro piccolo show, noi usiamo tutti gli strumenti di comunicazione, ovviamente quelli che usano maggiormente i ragazzi, cioè i social media. Abbiamo un tablet a cui è collegato un numero di WhatsApp e loro in diretta, durante le nostre chiacchiere, possono fare tutti gli interventi che vogliono. Cover, eccetera, eccetera, sono arrivate un sacco di domande. Primo, il DNA tuo, Sergio, è quello che ci hai raccontato. Noi partiamo sempre con lo stesso inizio, ma non sappiamo mai dove andiamo a finire. Vedete, le quattro lettere A, G, C, T sono i quattro componenti fondamentali del DNA. In questo tour affrontiamo temi importanti, seri: il DNA, il futuro della genetica, il futuro della medicina, quello che può essere una possibile carriera nel mondo scientifico. Cerchiamo di farlo con grande rigore scientifico, ma anche con leggerezza. Il tutto è trovare un canale di comunicazione, un'empatia che noi cerchiamo di stabilire, soprattutto essendo poco accademici. Siete in fondo alla lingua, ok? Fate pure forza. Non si parla solo di scienza, ma si arriva a discutere di temi attuali e sociali, come ad esempio quello del razzismo, dell'identità, la privacy, perfino di storia e di filosofia. La scienza entra nella vita di tutti, anche dei ragazzi. Se troviamo quelle due o tre chicche che ci aiutano a rompere il ghiaccio, poi lavorare con i ragazzi superiori è bellissimo, non c'è storia. Veramente molto bene, ce la spiegano da Dio. Giusto, perché è stata molto interattiva, perché abbiamo potuto mandare le nostre domande tramite WhatsApp. Ti fa capire che riguarda molto di più anche la vita di tutti i giorni. No, non è vero, questa è una bufala scientifica. Purtroppo in rete girano tante sciocchezze.